l'attiva preceduto è diverso. Il diverso è comunque bello perché dà anche un impulso nuovo a quello che è la voglia di intervenire su un problema che è veramente grave, perché colpisce le famiglie in cui già il fatto di avere un malato è grave, il fatto di trovarsi in difficoltà su una malattia oncologica è peggio, il fatto di essere, rischiare di essere soli in questo momento è ancora peggio. La Croce Rossa, come l'altro, come tutti, siamo il nostro compito principale, la nostra politica di approccio ai problemi è quello di essere, di non lasciare indietro le persone, non lasciare le persone più deboli da sole, e quindi questa è stata un'occasione di lavorare insieme. Potevamo iniziare l'anno scorso, la pandemia ci ha tagliato un po' le gambe, il problema l'anno scorso era molto più sanitario, come diceva il direttore, rispetto a quello di vedere le cose, mentre il lato psicologico è andato probabilmente in direzione di chi era malato di Covid, di chi ha avuto questi gravi problemi. Quest'anno invece abbiamo avuto la possibilità di partire, siamo partiti, la Croce Rossa di Alba è stata contenta di poter partire, abbiamo incaricato Alessandro all'interno della nostra organizzazione di seguire prima persona e nei rapporti con l'ASL tutto questo, e quindi vediamo, credo che il territorio possa recepire bene questa novità, possa trovarne vantaggi, e non pretendiamo, credo che sia il punto di partire con grandi esplosioni, migliaia di persone da seguire, iniziamo dal piccolo per poter crescere e poter, appunto, come ho detto prima, non lasciare soli queste persone.